Buongiorno amici trader e bentornati alla nuova puntata con l'analisi tecnica di Finanza Online. Oggi partenza positiva per le borse europee che tentano il rimbalzo dopo i recenti ribassi. Oggi dovrebbero scattare i dazi doganali dal 10 al 25% su 200 miliardi di dollari di beni cinesi. Pechino e Washington non sono ancora riusciti a trovare un'intesa e i negoziati proseguiranno anche oggi per evitare un'escalation della guerra commerciale. In questa puntata parleremo di FTSE MIB e analizzeremo insieme due titoli, Leonardo e Poste Italiane. Partenza scattante del FTSE MIB che guadagna circa l'1%, riportandosi sopra i 21.000 punti. Non un grande momento per l'indice italiano che, dopo aver infranto la ex trend line rialzista di medio periodo a livello statico dei 21.483 punti, con la seduta ieri in cui ha perso l'1,8% si è portato fin sotto i 21.000 punti. Da notare anche la rottura della trend line rialzista su RSI che sottolinea il cambio di sentiment. Oggi il FTSE MIB cerca di riprendersi, ma servirà una prova di forza per superare la resistenza dei 21.483 punti. In caso di debolezza invece, ritorno sotto i 21.000 punti, possibili target a 20.586 e 20.236 punti. Scopri certificate leva fissa, long o short di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it. Oggi Leonardo inizia gli scambi in deciso rialzo del 2% a 10,23 euro. Dopo aver archiviato la seduta di ieri in rialzo del 2,7% sulla scia dei conti del primo trimestre 2019, che hanno superato le attese. Il quadro grafico del gruppo aerospaziale è positivo, dato che, nonostante la debolezza evidenziata a partire dalla seconda metà di aprile, riesce a conservare la trend line rialzista di medio periodo, costruita sui minimi di gennaio e marzo 2019. Grazie alla spinta registrata ieri, Leonardo è riuscito a portarsi nuovamente sopra i 10 euro, anche se la candela long day mostra che parte della performance è stata bruciata in chiusura. Servirà quindi la conferma dei break dei 10 euro con la seduta di oggi per poter puntare i primi target collocati a 10,71 e 11 euro. Per un primo segnale ribassista invece bisognerà attendere la rottura del supporto a 9,57 euro, con target media mobile di 100 periodi e la citata trend line rialzista di medio. Scopri gli strumenti di trading di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it o chiama il numero verde 800 01 1122. Seduta positiva quella di oggi per Poste Italiane che avanza dello 0,4% a 9,04 euro. Il titolo, dopo aver toccato un nuovo massimo assoluto lo scorso 2 maggio a 9,57 euro, si è preso una pausa tornando a testare il supporto di breve collocato a 9 euro. C'è da dire che il titolo dal minimo dello scorso ottobre a 5,98 euro ha guadagnato oltre il 50%. In tale scenario al rialzo il titolo dovrà trovare la forza per rompere la resistenza di breve a 9,55 euro per poter aspirare a raggiungere nuovi massimi in area 10 euro. A ribasso invece il primo supporto di breve è quello a 9 euro, che se infranto potrebbe portare il titolo a 8,75 e 8,43 euro. Scopri i cover warrant con le put di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it.